Ciao a tutte ragazze, allora oggi per voi un nuovo video e questo qui sarà un video review su questo prodotto, ovvero sulla BB Cream di Kiko. Allora, parlando di BB Cream in generale, quando ho visto il primo video che io vidi era quello di Giuliana, Makeup Delight, sulle varie BB Cream che lei stava provando. Inizialmente ho, diciamo, snobbato letteralmente questi nuovi prodotti, appunto sia Giuliana che Lucy avevano iniziato a parlarne, però non mi sono soffermata perché non lo so, perché non ero, diciamo, abbastanza interessata. Quando però invece ho visto che molte ragazze iniziavano ad interessarsi e che quindi ritenevano, diciamo, questo prodotto curioso da provare, allora me ne sono interessata un po' anch'io. Informandomene meglio, devo essere sincera, ero abbastanza contenta, diciamo, di questa nuova innovazione. Perché? Perché io, non amando i fondotinta, non amando i siliconi, non amando tutte queste cose, perché comunque la mia pelle reagisce malissimo alle cose chimiche, quindi alle cose che hanno la paraffina, alle cose che hanno i siliconi, alle cose che hanno i petrolati in generale. Quindi ovviamente non utilizzando fondotinta, pensavo che ovviamente la BB Cream potesse essere, diciamo, la soluzione ad alcuni dei miei problemi. Io, non avendo problemi di pelle, questa cosa ve l'ho detta sempre, io ho semplicemente la necessità di uniformare l'incarnato, che magari in alcuni periodi, quando ad esempio mi esce qualche piccolo brufolino, vada magari anche ad attenuarmi un po' il rossore dovuto al brufolo. E niente di più, a me non serve avere la coprenza, non serve avere, non lo so, milioni strati di fondotinta, a me non interessa avere questa cosa. Quindi quando ho sentito dire che c'era questo nuovo prodotto che era come una crema colorata, quindi che dava assolutamente uniformità all'incarnato, che aveva un fattore di protezione alto e via discorrendo, ovviamente ero molto contenta. E quindi, diciamo, ho iniziato ovviamente a interessarmene. Non volendo però ricorrere ad internet, quindi a eBay, ai vari siti che vendono le BB Cream, tipo Dr. Jart, non so come si pronunci, Skin 79, Garnier, eccetera, eccetera, ho lasciato perdere. Miscia, volevo dire. Quando invece è uscita sul mercato quella di Garnier, ho iniziato a vedere un po' di review. Inizialmente volevo prenderla, poi invece mi sono un po', non tanto, diciamo, lasciata prendere dalle review, ma non mi convinceva più di tanto. Avevo visto la review di Carmen, avevo visto la review di Generalia, e avevano entrambi pareri discordanti, quindi ho preferito, diciamo, lasciar perdere un po'. Quando invece ho visto, sono stata da Kiko e ho visto la loro BB Cream, non ci ho pensato due volte e l'ho presa. Il costo è di 8,90 euro, se non sbaglio esistono 6 colorazioni o 4, non mi ricordo bene, e la mia è la numero 2, che è la Natural, che credo sia quella, diciamo, adatta alla maggior parte delle ragazze con la mia carnagione. Questa qui è, ha un fattore di protezione 15, quindi un fattore di protezione normale, niente di esagerato, ed è 30 ml, quindi la quantità normale di un fondotinta. Sono rimasta molto molto delusa per due motivi principali. Il fatto è che ok, che io cerco, diciamo, uniformità nell'incarnato, non cerco coprenze eccetera, però questa BB Cream non si vede assolutamente sul viso, non vedete assolutamente nulla di nulla di nulla. È praticamente come se voi mettiate, non lo so, ad esempio una crema idratante, che andate, praticamente non si vede assolutamente niente, ed è la stessa identica cosa. Quindi, per quanto io non cerchi coprenze, però mettere un prodotto che praticamente non mi si vede in viso, ovviamente è assolutamente inutile. E poi perché contiene siliconi, io su questo mi ero assolutamente illusa. Perché? Perché collego il fatto di un fondotinta coprente, che non deve magari lucidare, bla bla bla, bla bla bla, ha dentro tantissime schifezze, che quindi tantissimi elementi o ingredienti che ovviamente devono fare tutte queste cose. E quindi di conseguenza io dico fondotinta uguale pesantezza come ingredienti, diciamo. E invece le BB Cream le associavo appunto a qualcosa di più leggero, proprio perché è una crema colorata e quindi ha ingredienti magari più poveri, no? Invece non è così, perché il secondo praticamente ingrediente è il dimeticone. Quindi io ho fatto questo ragionamento: io non amo i siliconi, non amo che i fondotinta abbiano i siliconi, non uso i fondotinta per questo motivo, perché devo utilizzare una BB Cream che sul viso non mi si vede,
Però al tempo stesso non mi si vede, cioè agli occhi degli altri e ai miei occhi non si vede che io ho il fondo, ho la BB cream al viso, però la mia pelle percepisce i miei siliconi e mi escono i brufoli, i punti neri e bla 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 e tutto quello che sappiamo. Quindi il motivo per il quale ho smesso di utilizzarla è questo. Io l'ho comprata a fine agosto e primi di settembre e da allora ho iniziato a utilizzarla. Non tutti i giorni, ma diciamo uno sì, uno no, uno sì, uno no, proprio per vedere, diciamo, come la mia pelle potesse reagire. L'ho smessa tipo, ho smesso di utilizzarla tipo 15 giorni fa, perché sto cercando di finire di avere un color stay e infatti la mia pelle, secondo me, me ne sta mandando tantissime, perché praticamente vi faccio vedere, tipo, mi avvicino in modo che voi vediate. Vedete? Questa specie di sfogo? Questi puntini, brufolo, brufolo, brufolini, macchie sotto pelle, brufolini, vedete? Quindi questo è il motivo per il quale io non uso i fondotinta e appunto non amo i siliconi perché vedo che la mia pelle reagisce in un modo assolutamente non corretto. Poi nell'ultimo periodo ho notato questa cosa sulla BB Cream. La BB cream appena voi la mettete vi lascia quel senso proprio di lucidità. Ora io ho la pelle normale e non che con questa io metto questa e vado a lucidarmi, assolutamente no. Però la mia pelle la sputa fuori e quindi non va bene. E poi cosa succede? Oltre a sputarla fuori mi ha causato una secchezza allucinante. Praticamente qui ho tipo come, avete presente tipo i brufoli quando si seccano e tipo ci rimane tipo la crosticina? In quel modo, proprio la secchezza e poi tutto il naso secco secco. Sembrava praticamente che io fossi andata al mare, mi fossi ustionata e ho spellato il naso, nello stesso modo, quindi vi volevo dire infatti se magari mi consigliate qualche buona crema idratante, perché la mia l'ho finita, anzi non è che l'ho finita, praticamente l'ho gettata, che era quella di Essence mattificante, che non mi piaceva, e quindi sono alla ricerca di una buona crema, non molto ricca, ma diciamo che mi idrati. A parte questo, tornando appunto alla BB Cream, non mi è piaciuta, io sinceramente non mi sento di consigliarvela per chi ha la pelle come me, quindi senza problemi, senza tutte queste cose qua. Ora, non avendo problemi o di acne e cose varie, questa BB cream mi ha causato praticamente le cose che vi ho fatto vedere poco fa, quindi non, io non mi sento ovviamente di consigliarvela perché sinceramente prendere un prodotto che ha dentro i siliconi, che quindi fanno male perché sono sostanze volatili, e cosa succede? Che non avete nessun effetto sul viso, però il silicone l'avete uguale, almeno compratevi il fondotinta che almeno vi copre quello che vi deve coprire e il silicone c'è, cioè ve lo tenete, insomma. Il mio concetto è quello, quindi se io non voglio comprare il fondotinta non mi compro nemmeno la BB cream. Ho sentito su internet che tantissime ragazze ne sono rimaste deluse, io sono una di quelle. A me assolutamente non è piaciuta, quindi non mi sento appunto di consigliarvela. Appunto i pro e i contro, i pro potrebbe inizialmente, poteva, quello che pensavo io, essere magari un sostituto di un fondotinta, quindi leggero, quindi bassa coprenza. E via e via e via, quindi molto facile da stendere perché io comunque questa qui la applico leggermente sulla mano e vado appunto di mani, non vado ad utilizzare pennelli o robe varie. Poi come consistenza, io ve la faccio vedere, è come una crema, come un non, intanto non è colorata, come vedete è bianca. Poi voi andate con le vostre mani e praticamente va a sprigionare i pigmenti e va ad uniformarsi con il vostro incarnato. Praticamente è come se voi non avete niente di niente di niente sulla mano. La consistenza come vi rimane come se avete il viso bagnato, come se avete il viso bagnato e questa sensazione vi rimane fin quando non andate a mettere un po' di cipria. Quindi
andate, diciamo, a mattificare un po' tutto quanto. Per una pelle normale come la mia, o una normale, potrebbe andare bene in qualche modo. Per una pelle grassa assolutamente no, perché appunto l'ha sputata fuori, la mia pelle l'ha sputata fuori, figuriamoci una pelle grassa che produce tantissimo sebo in più. Per quanto riguarda le pelli secche, assolutamente io la sconsiglierei per il fatto che a me mi ha causato una secchezza allucinante. Quindi a meno che non mettiate quintali di creme idratanti tipo a base di oli, quindi bella ricca, non usatela, perché a me davvero ultimamente la faccia mi sta davvero cadendo a pezzi. Un bacione, ciao!